Avevo detto solo un paio di Death Note e One Punch Man. Ma tiè, becca un'altra puntata di Death Note bonus, che è pure un po' One Punch Man questa. Vi sto viziando. Non perché le puntate sono corte e ci metto di menedità e ci dovrei fare forse per fine giugno. No! Per voi vi vizio! Se usi Adblock con i video miei ti vengo a cercare. La 18esima puntata del libricino del Decedi comincia con l'arrivo di Aizawa al nuovo quartier generale. 23 piani, proprio, mandato a cagare. Bancomat accuratissimi, scanner di tutte cose. Questa deve pure operazione e laser gratis, eh? Buono. Ed entra. Prima però deve svuotare le tasche, eh? Per me è la... Sarà la cintura. Direi di no. Devi osare di più. Manca la locura, la lochira. Ed allora Aizawa osa. Riesce a passare. Ma quindi, qual era il problema? I pantaloni in piombo. La città se l'era torta, vabbè, cazzo. No, è proprio uguale, è più forte di me, lo devo mettere. Buonasera, sono Massimo D'Alema. Cazzo è lui. Che te sei fatto un fronte? Ho litigato con mia moglie. Non risponde alla mia domanda. Invece sì. Ma dai! Ma proprio sto periodo! Me segnalano se parlo di ste cose! Ma questa è violenza sugli uomini! Ma torna a casa! No! Vai alla polizia! Siamo noi la polizia! Allora arresta tua moglie! No! Raccomandata! Perché non porti moglie e figli qua? Che le ha fatto 23 piani di palazzo oppure di più? Proprio per sto motivo? Sì, ma lo sai che vuol disposta moglie e figli qua? In un hotel extra lusso nuovissimo serviti e riveriti che s'abituano a uno stile di vita troppo alto. Esatto! Mica sono zitelle o come te, sta rosia, eh? Sì. Dove sta L? Perché oggi non me volete rispondere? No, è che visto l'ultima volta, non so se facciamo bene a dirtelo. Dai, m'è passata! Sono un cavolfiore nuovo adesso. Oddio, ho sputato tutto il computer. Ho capito che sta serie strizza l'occhio anche agli adolescenti, come giusto che sia. Ok, L è a un appuntamento con Misa. Sta infrangendo il sacramento che la lega Light. C'è pure lui. Spostiamoci all'appuntamento. No! Tu veramente hai dei problemi però, eh? Non te bastano tutti i videini che hai fatto? Ma te ne vai! Adesso ti scrivo sul... Sul boh! Se vuoi uscire con Light devi prendere il pacchetto completo. Ma fate come se non ci fossi. Magna la torta! Che schifo i dolci! È finita tra noi. Light, andiamo via. Fanno ingrassare. E poi sta torta si muove. Non ci fa caso. How could this happen to me? Forse tu non sai che il glucosio è la principale fonte di sostentamento dei neuroni. E voi vedete che è per questo che le mangia solo dolci. Io ho letto sta cosa, sono impazzito. Sicuro qualcuno ci sarà arrivato prima di me, eh. Non voglio frebutare perché mi pare troppo facilina. Perché è sicuramente così, cioè. Il glucosio, i neuroni, andiamo. Lo dice pure qua. Quindi non si ingrassa. Non ho capito. Se pensi tanto, se ragioni, puoi mangiare dolci. Non ho capito. Sta dicendo che sei stupida. Non ho capito! Meglio se stai a dieta! Ma fate come se non ci fossi! Se tu non ci fossi, spegnerei le luci! E poi mi avvicinerei a Light! Senza che lui possa vedermi! E quando meno se lo aspetta, dopo un po' di tempo, quando pensa ad essere al sicuro, allora è lì che colpirei! L, rimani con me. Ma voi dovete fare come se non ci fossi! Ok, Light, ormai sono 7-8 puntate che ci conosciamo. Penso sia giunto il momento di fissare la tanto agognata data delle nozze. Ma parliamo un po' di me. L è depressino. Ah, che c'hai? Piccolo angioletto scoloritino. T'hanno fatto la bua con le tasse. Dopo che hai costruito sta torre de babelle. Eh? No,
cioè sì. Però, no, è che ti devo confessare una cosa, Light. Quando dicevo, sto a scherzare, nelle puntate precedenti, che ti dicevo, tu sei Kira, Pulcinelle, può essere che sei tu per cento, quanti memini in questi anni. In realtà, lo pensavo davvero, tu sei Kira. Mi dispiace che stai così, ma so contento. Almeno t'è passata sta fantasia. La vita va avanti. Vedrai che ce la faremo. Troveremo il vero Kira. No, non hai capito. Tu sei il vero Kira. Fine! Sono stato sicuro dal primo momento che t'ho visto per cento. Niente memini, niente pensare, fermare il tempo. C'ho più occhiaie di Star Platinum. Tu hai ucciso tutta quella gente. Perché il verissimo Kira ti ha usato. E poi ti ha tolto i poteri e la memoria. E lo stesso ha fatto con Misa. E come lo catturiamo allora? E invece no, sei sempre te. Sei tu il vero verissimo, bravo bravissimo Kira. Non so che cazzo ti sei inventato, ma sei te. Quanto è vero che se Misa mangiasse un confettino ingrasserebbe dei 666 kg, eh? Non ho capito. Oh, sì, così impazzisci. Cosa? La finisci? No, basta con sto giochino. Tu avevi detto un'altra cosa. Dove sei? Esci fuori. Che tempo si fermi? Te giuro, non te capisco. Basta con questi pensieri brutti. Insieme ce la faremo. Per il bene, per la libertà. Me sa de no. Secondo me sì. Non credo sì. Dammi retta. Chi te sei in cula? Lo cattureremo. Ma che ne sai te, studentelleo? Dai, dai, dai. Mai, mai, mai. L, dimmi. Ma che cazzo? Chiama la polizia! Ah, ho capito che pure te l'hai pieno di Kira! Ma mi si stanno mischiando tutte le serie! Cosa succede? E le vola via! Voella! Ma le leggi della fisica non sono dalla parte del dio di un nuovo mondo. E gli va appresso! No, Light! No, il sogno! No, ce lo rovini! Buttiamo dentro tutto a sto punto! Ma il dio di un nuovo mondo! Nelle risse babbane! Ma il carcere te cambia! Perché l'hai fatto? Ma come perché? Per te! Vabbè, grazie. Light te mena per il tuo bene, capito? Mica si diverte! Lui è... No, così a tradimento! Piuttosto dammi un altro cazzotto! Bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, famiglia perfetta, fortunato, entusiasta, amore, talentuoso, simpatico, sicuro, elegante, poliedrico, obiettivo, atletico, comprensivo, persuasivo, gentile, uomo, dottorio, sognatore, ammirevole, rispettoso... E premuroso! Hai un concetto di premura molto Sud Italia anni 30. Satira! C'era il delitto d'onore, lo sapete, dai, rendemose conto, dai un po'. Noi siamo amici e non ti posso vedere rinunciare a catturare Kira così. L'ha presa in piedi sta decisione. Non ti rendi conto del male che ha fatto a tutti quei poveri innocenti? E fin dove tu ti sei spinto? Sei stato tu a mettere me in Misa in una cella, o ricordo male? Un salutino a Flavio. E comunque, sì, ricordi male. Misa, ok. Cioè, a me prove, ma sei stato tu a chiedermelo di rinchiuderti. Non possiamo arrenderci. C'hai ragionissima, ma c'è un problema. Cioè? Che io non abboccio mai. Con lui t'ammucchi, eh? Guardate il Kami, però. Anche quando riceve un calcio in faccia, va con che grazia. Si spacca tutti gli zigomi. E vai con i cliché. Che tu puoi anche sembrare un fazzolettino usato, ma ci avrai mille skill nascoste al tennis. Mua capoeira, che non te muovi mai. Non te mo mai vista allenate. Magni solo dorci. Al primo cazzotto devi fare come Thanos. Disperderti nell'ambiente proprio. Ma vabbè. Light, si contenga. No! È che vedendoti così triste, ho l'impressione che, forse, quasi, non lo so, ti dispiaccia che io non sia Kira. No, ma che scherzi, ma per chi mi ha preso? Ma che davvero, davvero? Ah, non ti dispiace? No, tu sei Kira! No che non lo sei! Ti ripeto ad alta voce quello che ho pensato prima, niente più memini, ti ripeto! No, non è vero, infatti no. Però, tu sei Kira! Non so che cazzo ti sei inventato, ma tu sei Kira! Po' frega a me, ragazzino! Io sono il detective più fico del mondo! Tu
sei un manettaro giustizialista manipolatore. Avevi detto che eravamo amici. Se dicono tante cose per portare qualcuno in cella, ma in fondo loro sono le due persone più intelligenti del globo e sapranno trovare un accomodamento per la discussione con la parola. La favela. La favella. Se gonfiano, risolvemola così. Chi vince ammazza l'altro. E chiudiamo sta serie. Il duello. Duello. Matsuda sto periodo è in grande forma. C'ha tutte buone idee. Infatti propone di fermarli prima che si causino danni permanenti al cervello. Che un corpo fatto male. Coma. Addio menti geniali. Come andiamo avanti poi con le puntate? Bravo Matsuda. Ma Ciro risponde con Sorega. Sì. Qua l'hanno tagliato, peccato. Ma Ciro, ma che... Allora, la Gilletta non sarebbe contenta, eh? Vai de telefonata de distrazione. Hello? Ryuzaki! Mi hanno appena detto che hanno preso Misa Misa per far madre Teresa! Resa Resa? No, mi dissocio. Sono stato un bravo social Misa manager! Chi era? Matsuda. Che coglione Matsuda. Ma un po' danno a lui al posto di Ukita. Ma lo sanno che posso sentirli. Sì, Matsuda, sei un coglione! Passano due mesi. Light scrive freneticamente al PC. Vuol dire che sta a lavorare. L, poi copia. Qui, mannaggia, hanno tagliato un po' di cosine. Ma ve le dico io. Nell'anime Light dice solo che, facendo delle ricerche, prima hanno trovato tre morti sospette. E poi, non contando solo quelle per arresto cardiaco, in totale 13 morti hanno favorito l'azienda Yotsuba. Gli ha portato fortuna. E beh, 13. E capiscono. Primo, grazie a queste tre morti sospette di arresto cardiaco che Kira ha a che fare con tutta sta storia. E grazie alle 13 morti che Kira può uccidere anche in altri modi. Light, e che cazzo? Fatte i cazzi tua? No, lascialo fare. Quindi capiscono che il vero obiettivo del terzo Kira non è punire i cattivi, ma fai i soldi. Allora, ti è tornata la voglia di lavorare? No. Ma cosa? Ci sei tu che lavori al posto mio? Vai, t'ho preso i stage. Forse star tra notte pago. Nel fumetto, invece, c'è un capitolino col terzo Kira e Rem, ambientato 10 giorni dopo la rissa babbana, quindi prima dello stacco dei due mesi che vediamo qua, dove sparlottano fra loro e Rem gli dice che ora può anche smettere di uccidere i criminali e fare quello che meglio crede, così Light lo ciocca subito. Ma il terzo Kira dice nah. Continua a punire i criminali, aggiungendo però nel mucchio di gente da ammazzare, oltre mafiosi, assassini, roba del genere, anche i politici, gli industriali corrotti, quelli che riciclano denaro, eccetera. Sta parte è un po' sottovalutata, ma è bella. Dopo te dico perché. Quindi può continuare a uccidere quelli che vuole lui, oltre ai criminali da Kira, senza destare sospetti. E infatti due mesi ci mettono a giocarlo. Il terzo Kira non è scemo, dai. Ma non è manco sta cima. Sto Galileo Galilelle. Eppur si muore. Ma comunque, se difende. Ha fatto anche lui i suoi esperimentini. Ma è più uno dritto per dritto. Quando vuole che uno muoia velocemente, scrive incidente. E basta. E i fegatelli? Incidente. Tanto il Death Note fa in modo che esca sempre fuori qualcosa di plausibile. E se non ha fretta che la persona muoia, scrive malattia. Azz. E mica se può fa. E se la trasmette? Non puoi uccidere altre persone col Death Note. Non è che per caso lei in quel librettino ha scritto zuppa di pipistrello cira. No! Una malattia che ammazza solo lui. Ma sa benissimo che pure il numero di incidenti e de malattia, se crescono troppo, desterebbero sospetti. Quindi se Kira continua a uccidere i criminali, compresi gli industriali concorrenti della Yotsuba, qualcuno può anche ammazzarlo di arresto cardiaco, accusando di qualcosa o se era già corrotto per cazzi sua, rimanendo nascosto. Oh, vedi che dai, sei una roba. Ma la cosa più bella, secondo me, è che ti dicono la reazione della gente nelle due settimane d'assenza di Kira, quelle quando non ammazzava, le prime due settimane di quarantena de Light, de gabbio. La prima settimana tutto a posto, la seconda settimana bordello, proprio escalation de criminalità, una cosa lascia perde, tutti hanno ricominciato a far danni perché l'umanità
impara dai propri errori. Sì, credici. E quindi la gente ha pregato che tornasse Kira. Kira ormai già fa parte della società. È la luce che illumina la strada verso un futuro di gioia. E quindi ammazzo tutti, pure i criminali, per il bene dell'azienda e dell'ordine mondiale. Avevano ragione! Allora esiste il Lucky Rati Comfort! Regolette del muori! Questo era un bel pezzettino, eh? Ti faceva capire un pochetto la psicologia del terzo Kira. Quarto. Regolette del muori! Lo Shinigami non seguirà la persona a cui è stato prestato il quaderno, ma solo il proprietario. Infatti il terzo Kira ha proprio il possesso del quaderno di Misa. Misa ci ha rinunciato, mentre quello di Light è sepolto, ricordamolo. E invece quando Misa diede il suo a Light, in prestito, comodato d'uso, usufrutto. Quale frutto? Leasing. Non dirlo, lo dico. È leasing. Rem continuò a seguire lei. Inoltre, chi ha ricevuto il libricino del muori in prestito non può effettuare lo scambio degli occhi del muori. Sto per dare la voce. E grazie al cazzo non c'è un Shinigami. Ma che vuol dire? Pure se lo incontrasse. E perché? So sempre anni in più per uno Shinigami. Presumo perché il quaderno non è suo, è solo in prestito. E il proprietario può riprenderselo quando vuole. E che famo? Mandiamo in giro la gente con l'occhi ma senza quaderno? E che ci fa? Le carte d'identità? Gioca a Paper Please, per cortesia. Seconda regoletta, ma prima un annuncione. Siamo a metà serie, 18 episodi e mezzo preciso su 37. Di già. E che ci ho messo? E che ci vuole? Dai che ce la stiamo a fa. Dai che sto per finirla. Anche se un po' mi intristisce la cosa. Siamo più di metà. Quando finirò mi mancherà. Ma finirò in bellezza. Seconda regoletta. Se il proprietario del Death Note stira i zampette mentre l'ha prestato, allora la proprietà passa a chi lo stava usufruttando. Quindi, aspetta, aggiungo io in inglese perché scritto in inglese, Luke. Fammi seri. Gli intellettuali. Perché non mi è venuto in mente prima? If you prest del libricino, tu qualcuno, don't dir him your name, because he can fatta in culo così to you. Ed ecco perché non possono fallocchi quelli a cui gli presti il quaderno, perché se gli fa vedere come si chiama il proprietario. Ha capito? Per forza! Vedi? Ci sono arrivato. Nella seconda parte della serie. Sono già più maturo. Torniamo alla puntata. E a un'altra riunione della selle. La Yotsuba stanna bene. Buono. Ma c'è un problema. I tre dell'altra volta, che sono morti tutti e tre d'arresto cardiaco, raga, non è che desteranno sospetti. Uno di questi tre doveva morire in un incidente. E perché non c'è morto? Perché, come ben sappiamo dalle prime puntate, le condizioni della morte devono essere plausibili. E sto tizio non era in Giappone, ma in Italia. Sempre qua vengono a fare vacanze, gli piace. A fai corna moglie. Non si fa. E loro avevano specificato anche la strada dove sarebbe morto, sbagliando. Bastava scrivere incidente. Quindi anche questo è morto di arresto cardiaco. Ma comunque, soltanto un dio sarebbe in grado di risalire a noi. E mi sa che vi dice male, infatti, raga. Torniamo alla task force, dove Matsuda espone a Chiro Senpai i progressi che suo figlio ha fatto. Che bravo! Anch'io ho dato una mano. Sì, vabbè. Piccolo angelo non cagato. Mo non famo che fai qualche cazzata per fatte nota, eh? Magari la puttana dopo. No, no, no. E parlano pure un pochetto del perché la Yotsuba abbia assoldato Kira. È impossibile. Perché? Mi sembra capitalismo anche blando, onestamente, eh? Ammazzare poche persone. No, perché ciò vorrebbe dire che l'hanno trovato prima di me. E quindi dai, su. Quindi è stato Kira a contattarli. Magari gli servivano soldi. Un minoro 1.0 a ramo finanziario ci penserà Watari. E Light gli chiede chi è Watari. Pensate, Light lo scopre adesso chi è Watari. Che non era un altro L quello che parlava dallo schermo. Ti ricordi che te l'ho detto un po' di tempo fa? Ma è Gigno Watari. Ognuno comunque ha qualcosa da fare. Bene, dai, olè, tranne Matsuda.
ma non famo che fai cazzate. Siamo arrivati al vero scoop della puntata. La polizia giapponese raddoppia fondi per cattura Kira. Quasi, lì di mezza. E poi toglie l'altra metà. Perché ha deciso di arrendersi. E come mai? Come mai? Per quale nobile motivo? Per le vite sprecate dei bravi poliziotti? Per i troppi soldi spesi a catturare questo fantomatico assassino che non si sa manco se esiste per davvero e se può catturare? Perché avete capito che Kira ha ragione e sotto la sua guida il mondo sarà un posto migliore? No, perché i politici si sono cagati sotto. Come funziona il mondo accuratissimo? Come ti ho detto, il terzo quarto Kira ha messo in mezzo pure industriali e politici corrotti. Corrotti anche dalla Yotsuba. Trattativa Stato Kira accuratissima! Tratta Kira! E mo che famo? Sarendemo? Davvero? Sto cazzo! Io mi licenzio! Pure io! Altrimenti non ci faranno mai smascherare Kira. Light, mi dispiace, non c'ho più soldi per mannate all'università. Dovrei andare a zappare la terra. Voi due che fate? Io la seguirò ovunque, senpai. Sempre pronto a portarle il caffè. Tanto sto lavoro l'avevo ottenuto tramite raccomandazione. Si spiega tutto, Matsuda! E poi? Solo un perdente potrebbe tornare alla polizia senza aver catturato Kira. Ma proprio un coglione fagiano cagasotto assenteista omertoso italiano medio. Matsuda! E tu, Aizawa? Ma io tengo famiglia. Ha ragione Aizawa. Non c'è motivo di licenziarsi. Per tutti voi. Soprattutto Matsuda. Da qui in poi posso farcela benissimo da solo. Beh, in questo caso se gentilmente mi dai le chiavi. Ma dove vai? Io e te siamo una cosa sola ormai. Quindi, se beccamo. Siete durati fino a metà stagione. Non vedavo due puntate di vita. Soprattutto Matsuda. Ma non pensi a come possiamo sentirci noi. Dopo tutto questo tempo passato a indagare su Kira. Ti abbiamo dato i nostri anni migliori. Ma è qualche mese che se conoscevo. Pensavo che tu fossi diverso. Ci hai usati. Ah, ma sei come tuo figlio. Sì, gioco con i sentimenti. Ancora non avete capito. Non me ne frega un cazzo di voi. Voglio solo catturare Kira. Sono io il vero cattivo qua dentro. Ma sovrintendente. Ormai sovrintendo solo le facce. Che faccio? Lasciare la polizia vorrebbe dire diventare disoccupati. Poi dovrei suicidarmi. No, siamo in Giappone, noi famo così. E poi, dopo averlo catturato, cosa ne sarà di noi? Non vi preoccupate, ho un piano B. Quale? Trovare un altro lavoro, no? Sì, ha parlato l'esodato. Ma chi te pia a 50 anni? Ma sta buono, ma per cortesia. Io tengo famiglia. Ma infatti hai ragionissima. Non te si chiede di fare sto sacrificio. Certo, lo faccio io, che anch'io ho i figli. E ho il doppio dei tuoi anni. E mi ero pure costruito una carriera. Ma il mio senso di giustizia mi impone di fare la cosa giusta. Però con questo non voglio dire di essere migliore di te, eh. Saranno gli altri a giudicare. Ma posso fare tutte e due? Catturare Kira senza diventare senza tetto? No! Dovete stare qua tutti in stage. Per signor mestiere dovreste ringraziarmi. Che da soli in do cazzo andate? Io lo farei. Ma c'ho le bollette. Hai ragione. Le bollette sono più importanti da giustizia. Questo è un discorso molto infantile, eh. Certamente. Seguire gli ideali piuttosto che essere un numerino è veramente da bambini. Tutti i grandi uomini lavoravano al catasto, infatti. Non si campa gratis. Non hai voglia di lavorare. Ryuzai Akana, perché hai omesso il fatto che questi hanno svoltato la vita grazie a noi? A me? Che sto impaccato dei sordi? Watari? Plot twist? Era un test. Plot test! Un quizzone del Muori! Di quelli che piace tanto fare a L. E l'ha fallito solo Aizawa. Ah! C'era il trabocchetto! Solo te ha fallito il test! Persino io l'ho superato! In mezzo a questo circolo ci sta piantato un broccolo! Ma suda! Scusa!
Scusso un cazzo, vedi la prossima puntata. L aveva intenzione di pagare comunque i membri della task force. Dopotutto è solo un quarto italiano la parte che premeva per lo stage, ma solo quelli che avevano a cuore più il loro senso di giustizia che le conseguenze economiche. Non si vive per lavorare, ma L non lo fa perché è stronzo, secondo me, ma per vedere chi sarebbe stato disposto a rinunciare proprio a tutto per catturare Kira. Eppure te, Azawa, rischi la vita, ma il lavoro no? In Giappone famo così. Allora dai, ci pagano pure, a posto. Ecco, è là, te la sei presa. Era solo una canzoncina, sai, broccolo. Si cantava da piccoli. Ce l'hai i capelli così? Mi hai voluto mettere alla prova, eh? Ma cosa vai a pensare? Ma te pare che L fa ste cose? È esattamente così. Ryuza, però pure te, allora dillo che vuoi litigare. Aizawa era l'unico in forze se rimanere o no, e bisogna biasimarlo per questo. Ha meno senso di giustizia degli altri. No, aveva i dubbi perché non stava pensando a se stesso, ma alla sua famiglia, a come mantenerla, eccetera. E io ho sempre pensato comprensibile, così come è comprensibile il fatto che ora se ne vuole Anna. No! Perché? Va più sordi! Te ne damo un po' da quelli di Matsuda! Va bene! Perché si rende conto che non gli piace il modo di fare di L. Sempre a giocare con i sentimenti da gente, sempre a fai test. Ah, uno che l'ha capito! E lo manna proprio che affanculo! Si dimette perché sei cattivo! Tu invece sei bravo! Ah, non si condividono i sentimenti così a caso. Noi se teniamo tutto dentro. In Giappone famo così. E Aizawa se ne va. Che succede? Addio Aizawa. Insegna agli angeli a... No, niente. Ancora io. Due giorni dopo Light scopre che altra gente concorrente della Yotsuba casca da scale e crepa. È così distratta sta gente. Ma veramente, uno è morto cadendo dalle scale. Che bravo Light, hai scoperto pure questo. Ma Light è sempre bravo, non mi sento minacciato. Shiro invece ha scoperto che le morti che favoriscono la Yotsuba poco a poco si sono concentrate nel fine settimana. Weekend col morto, ma che davvero, ammazza, non c'erano arrivati nemmeno Light e L. Davvero, sì, ma com'è che se ne siamo accorti? So gli sceneggiatori che vogliono far brillare un po' tuo padre, dagliela qualche soddisfazione, qualche mollichina. Ah, giusto, il senpai è proprio bravo, ma d'altro canto è il senpai. Ho raccolto tutti i dipendenti della Yotsuba, ma so più di 300.000. Anvedio. Ma lui è sempre stato forte, eh. E no, cazzo, pure Moji più bravo di me, no. L, io che posso fa? Tu? Sì, ma tu porti i caffè. Matsuda, tranquillo, verrà il tuo momento. Non fa cose di cui poi te penti. Anche perché perdi un componente della task force e ne spuntano due. Hai l'elle! No, mi dissocio. E chi sono sti due? Uno è un truffatore con 14 lauree e master, prese sua strada. È in grado di farsi amico chiunque e di farsi chiunque amica. No, mi sono espresso. Iber Sawyer. Iber Sawyer è una ladra in grado di entrare in qualsiasi edificio e di forzare qualsiasi serratura. Che quelle de occhi de gatto, dopo averla vista, se sono date ai gomitoli, se sono messe a dirigere bar full time. Uedi! Ma sono due criminali, sì. Arrestiamoli! Teneteli fermi! Non potete! Non siete più poliziotti! Ah, se è vero! Mo siamo passati a complici dei criminali! Arrestiamoci! Cambio scena! Aizawa è al parco a godersi un po' di meritato riposo. Oh! Non c'è nessuno! E chi passa? A famia sua! M'ho capito perché suonava il metal detector all'inizio puntata. C'hai un GPS nascosto nei vestiti. Yumi! Eriko. Come Eriko? Erika. No, Eriko. Ma che la bambina è adottata? Che ce fai qua? Mi hai mentito! Non hai mai avuto un lavoro in polizia! Qui passi le tue giornate! Kira Kira! E data magna visioni! Non te so bastate quelle d'inizio puntata! No, no, anzi, ho abbandonato il caso. Adesso avrò molto più tempo libero. L'ho fatto per voi, perché sono un uomo maturo e serio, che sa che non si possono rincorrere sciocchi ideali per sempre. Bisogna pagare bollette, perché io tengo famiglia.
Papà, che c'hai? Volevi un figlio maschio? Sì, ma non è per questo che piango. Aizawa piange perché è bravo. Passare il tempo con la famiglia è bello. Vivere normalmente, la società e tutte quelle cazzate. Ma lui voleva catturare Kira. E forse un po' se pente. O forse gli dispiace e basta. Aizawa piange sulle rovine del suo sogno. Ti consacro. Fine. A presto con...